Morocco. Egiziano. Bangladesh. Make in system egiziano. Egiziano. Un'idea semplice quanto efficace, lo sport, il calcetto, come punto di ritrovo tra migranti e italiani. Siamo a Vaglia, sulle colline fiorentine, nella piccola frazione di Bivigliano, che assieme a Pratolino ha ricevuto un numero importante di ospiti, soprattutto in proporzione alla popolazione residente, in due centri di accoglienza straordinaria. Le partite sono nate perché qui nel territorio di Vaglia abbiamo circa 220-230 migranti, più alcune famiglie peruviane e rumene che vengono dal comune di Firenze, che stanno, alcune sono qui all'ex Hotel Giotto a Bivigliano, altre all'Hotel Demidoff, quindi sono un po' in mezzo al niente. E l'idea era quella di organizzare qualcosa che potesse far incontrare gli abitanti di Bivigliano e delle frazioni intorno con gli ospiti che abbiamo qui per questi periodi più o meno lunghi, ospiti del centro di accoglienza straordinaria. Il calcetto, se è utile a superare le barriere linguistiche e culturali, non è sufficiente però a risolvere questioni più pratiche. Il problema più grosso, appunto, loro sono in delle frazioni poco servite dal trasporto pubblico, per cui per esempio loro la sera tornano da Firenze dove risiedono e quindi sono gruppi consistenti di persone che camminano su strade buie al lato della strada o con monopattini elettrici, biciclette, quindi non è facile vederli, qualcuno indossa la pettorina, la maggior parte no, per cui c'è anche un po' un problema di sicurezza stradale, quindi stiamo cercando anche di trovare delle soluzioni a questo, anche se non è banale. Il sistema dell'accoglienza diffusa che finora ha retto in Toscana passa anche dall'integrazione con i servizi pubblici.